Ciao venitose da Comidinovo qua, il video di oggi è il secondo video della serie di tre video del protocollo post vacanze per recuperare la vitalità dei capelli. Se per caso non hai visto il primo video, ve lo lascio qua nella i delle informazioni dove vi ho parlato del mio metodo preferito per recuperare i capelli, ossia il cronogramma capillare. In questo video vi ho mostrato un po' tutta la procedura per iniziare un buon cronogramma capillare, partendo da una pulizia profonda per togliere tutti gli eccessi e accumuli di prodotti, e dopodiché abbiamo realizzato una ricostruzione, che anche questo è uno dei miei trattamenti preferiti perché va a dare molta molta definizione e maleabilità ai capelli. La tappa di nutrizione, dove si utilizzano maggiormente gli oli, e sì, chiamarlo nutrizione sarebbe una forma erronea di dire, perché i capelli non si possono realmente nutrire, ma col passare degli anni la nutrizione è stata stabilita come un nome di questa tappa dove si utilizzano gli oli. Ma quello che va a fare l'olio in sé è umettare i capelli, a rendere i capelli più maleabili, e non solo, serve anche per racchiudere all'interno del capello l'idratazione. L'idratazione che ho già dato precedentemente ai miei capelli nel video che vi ho parlato prima, che se non l'avete ancora visto è imprescindibile per seguire tutto il corso di questa serie di tre video. E come ho fatto nel video precedente, oggi vi mostrerò anche i prodotti che ho utilizzato per realizzare questo trattamento, ma non solo, vi dirò anche un po' delle caratteristiche che devono avere i prodotti ideali per questa tappa. Come vi ho già anticipato, nella tappa di nutrizione si utilizzano maggiormente gli oli, perciò in questa tappa andiamo sia a ricercare i prodotti che abbiano già la dicitura nutrizione, ossia che contiene maggior quantità di preferibilmente oli naturali, ossia possono essere delle maschere nutrienti, dei trattamenti notturni quindi da applicare e andare a dormire poi il giorno dopo togliere. Ma quello che utilizzo maggiormente sono le maschere un po' giornaliere, quelle che hanno un tempo di posa da 5 a 30 minuti più o meno. E come nella tappa di nutrizione l'attore principale è l'olio, non poteva mancare ovviamente l'olio puro, naturale, 100% vegetale, che sia esso di coco, di oliva, di argan, di avocado, di mandorla. Io non uso molto l'olio di mandorla puro sui capelli, però l'idea è utilizzare l'olio che più vedi che dà risultato sui tuoi capelli. Io oggi qua ho utilizzato un mix di oli vegetali, che è questo olio protettivo ristrutturante di Divina Black. Questo per dirvi che potete utilizzare anche un prodotto già pronto come questo, che contiene un mix di oli che va appunto a unire tutte le proprietà di questi oli che hanno all'interno per dare tutto ad una volta per i vostri capelli. E in questo mix di oli all'interno l'olio di coco, l'olio di mandorle dolce, vinacciole, essenza d'arancia dolce e melissa. Vi ricordo che tutti i prodotti che utilizzerò in questo video vi lascio il link qua sotto nella descrizione o nell'info box di questo video, quindi guardate sempre con attenzione perché io lascio sempre tutto nell'info box. Alcuni tips per l'utilizzazione di questi prodotti: se utilizzi le maschere, è bene cercare di togliere l'eccesso di acqua dai capelli prima di applicare una maschera nutriente. Per gli oli, per il mix di oli, può essere utilizzato sia capelli asciutti ma anche leggermente bagnati. Qual è la differenza? Io sinceramente non ho notato grandi differenze, però vedo che quando bagno e districo i capelli, ma stiamo parlando di una bagnatura leggera, giusto qualche spruzzata di acqua sui capelli e dopodiché districarli, il che non è molto facile fare quando i capelli sono asciutti, quindi lo faccio solo quando ho molto tempo e molta voglia di farlo, perché in quel caso lì vedo realmente la differenza.
ma si può utilizzare coi capelli districati o coi capelli non districati, coi capelli leggermente inumiditi o da asciutti, il trattamento funziona lo stesso. L'importante è scoprire il modo con cui ti trovi meglio per l'applicazione. E il tempo di posa per questo trattamento di umectazione, che è il trattamento dove si utilizzano solo gli oli vegetali, è applicare la sera prima di dormire e togliere solo il giorno dopo. È un tempo di applicazione ideale e oltre che è molto comodo, perché prima di tutto non deve applicare tantissimi oli sui capelli fino a gocciolare, no, basta sentire che hai applicato una buona quantità, una quantità abbondante, ma senza eccedere, senza sprecare il prodotto, sporcarsi. E quindi, come vi dicevo, si può tenere durante tutta la notte o un tempo di posa minimo di 2 ore. C'è chi lascia anche 1 ora, anche 30 minuti, però il risultato, visto che la molecola degli oli non è così piccola da penetrare tanto velocemente sui capelli come una maschera che è stata altamente raffinata per questo processo, quindi ci vuole un tempo di posa un po' più lungo per vedere l'effetto dell'umettazione sui capelli. E una delle tecniche che più mi piace per togliere l'olio dei capelli si chiama UCPE. È una tecnica dove si utilizza non lo shampoo, si può utilizzare anche lo shampoo dopo, ma nella tecnica di base si utilizza un balsamo per togliere l'eccesso di olio dai capelli. Come lo si fa? Dopo aver aspettato il tempo di posa, che sia tutta la notte, che sia 2 ore, bagna bene i capelli e applica il balsamo, un balsamo che sia privo di siliconi, oli minerali, che possibilmente si possa applicare anche sulla cute, perché così potete anche già realizzare un co-wash utilizzando solo appunto lo stesso balsamo. Questo è un ottimo momento anche per districare i capelli, che saranno impregnati proprio di balsamo. E dopodiché, con un'azione meccanica della mano, si va a lavorare con questo massaggio per togliere via tutto l'olio. Si lascia in pausa questo balsamo sui capelli per 20 minuti e dopodiché si risciacqua. È una tecnica un po' più lunga, un po' più dettagliata, però che dà un risultato fantastico per chi ha i capelli più secchi. Se volete più dettagli, se volete che realizziamo insieme questa tecnica, perché alla fine non credo di aver mai parlato qua nel canale, fatemi sapere qua nei commenti. Comunque, dopo aver realizzato la tecnica, si può procedere tranquillamente al passaggio successivo, ossia quello dello styling. In questo caso non è necessario applicare la maschera, principalmente se avete fatto una corretta applicazione dell'olio, i capelli saranno già abbastanza nutriti e quindi si va direttamente allo styling. Nello styling di oggi ho utilizzato 2 prodotti che non sono solita utilizzare. La prima è la mousse volumizzante di Divina Black e l'altro è il gel custard, che è un gel idratante e modellante. Perché ho utilizzato questi 2 prodotti? Perché volevo molto molto volume. Comunque, la mousse volumizzante scelta apposta perché promette volumizzare i capelli. Comunque una mousse, un prodotto molto leggero, però che in generale tende a seccare i miei capelli, però non nel giorno che i capelli sono ben idratati, ben nutriti, malleabili, sani, perché la base di un buon styling è anche il trattamento. Se i capelli sono ben trattati, ben idratati già di base, il prodotto styling che viene a seguire ha molte più chance di funzionare come ci piace. Però, per sicurezza, per dare un pochino di definizione in più alle mie punte, appunto, ho aggiunto il gel custard, che è un gel un po' più idratante, un gel umettante. Se non mi sbaglio, all'interno anche il miele. Sì, all'interno anche il miele, l'estratto di aloe vera ha agave e fico d'India. Quindi ha questa azione più emolliente sulle punte e il risultato mi piace un sacco. Sono un po' crespi, sono abbastanza crespi, anche perché il periodo non è dei migliori, ho preso un pochino di pioggia. Se non mi sbaglio, ho già una review di tutta questa linea che vi posso lasciare qua sopra nelle informazioni se vi può interessare. Però questo che vedete è già il secondo giorno, li ho lavati ieri e quindi
Hanno resistito, direi, molto molto bene. Per il metodo di asciugatura ho utilizzato la cuffia diffusore, non so se avete notato, però io sono un pochino raffreddata, quindi volevo liberarmene subito di questi capelli bagnati per non peggiorare ancora la mia situazione. Però appunto l'asciugatura è a vostro criterio, se avete la cuffia diffusore utilizzatela, se non l'asciugate al naturale, ecco come meglio preferite. Noterete che nei giorni che si realizza un trattamento di nutrizione, un trattamento con gli oli, non è il giorno ideale per avere del volume, però qua ho voluto anche mettere alla prova un pochino questi prodotti per vedere come reagivano e hanno reagito, direi più che bene. Ovviamente non ve ne sto qua a raccontare tutto come ho realizzato il mio styling, però se volete un'attualizzazione di questo styling più volumizzante, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Lasciatemi tanti pollici in su se vi piace questa tipologia di video, se state seguendo il protocollo per recuperare i capelli, come sta andando, raccontatemi anche nel mio Instagram o dove volete, tanto io sono un po' su tutti i social, mi trovate, fatemi sapere come vi state trovando con questi trattamenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!